Grazie mille. Io vorrei cominciare questa nostra chiacchierata, questo nostro incontro partendo da Nzimbira. Nzimbira è un villaggio nella parte orientale del Congo. Lo si raggiunge dall'Italia dopo 2 giorni di viaggio prendendo almeno 4 aerei e dopo essere arrivati a Bukavu, nell'estremità orientale del Congo al confine con l'Uganda, occorre prendere delle jeep e farsi almeno, se tutto va bene, se non è la stagione delle piogge, 4 ore di strade dissestate come non le avete mai viste in tutta la vostra vita. Al termine raggiungete questo cucuzzolo in cima alla montagna, vi assicuro, con la schiena completamente distrutta per queste buche tremende di cui sono tempestate le strade del Congo, e arrivate in cima a questo paesino dove c'è un posto medico dell'Ordine di Malta ed è uno dei 300 posti medici che il Maltese International, il Corpo di Soccorso Internazionale dell'Ordine, gestisce in questa parte del mondo, fornendo un'assistenza fondamentale a una popolazione in gravissima difficoltà, in un luogo caratterizzato da una bellezza naturalistica straordinaria perché è assolutamente incontaminata. E ho voluto incominciare da qui per dirvi, questa è la visita del Gran Maestro fatta in quella parte del mondo dove appunto è arrivato a Nzimbira, per dirvi come questo antico ordine ospedaliero, che ha le sue radici in Terra Santa, ma fondamentalmente diciamo in Europa, dove tutt'oggi la maggior parte delle attività che sviluppa sono in Europa, negli ultimi decenni ha avuto la capacità di raggiungere gli angoli più remoti del pianeta, aiutando veramente popolazioni grandissima difficoltà. In quella zona in particolar modo continuano gli scontri tra le milizie non governative di ex militari e gruppi tribali, con razzie, massacri, violenze, danni dei civili, eccetera. Nello specifico questo centro assiste una popolazione di circa 58.000 persone. E prima della creazione di questo vero e proprio centro ospedaliero, gli abitanti dovevano camminare per 1 o 2 giorni per raggiungere il centro medico più vicino. Questo, secondo me, è uno dei segni di come la missione dell'Ordine, che è una missione, come voi ben sapete, antichissima, che appunto ha oltre 900 anni di vita, è viva e vitale tutt'oggi, e oggi viene svolta in 120 paesi del mondo attraverso un network planetario composto da 13.500 membri, 80.000 volontari permanenti e oltre 25.000 dipendenti, la maggior parte di questi medici e paramedici. Siamo impegnati in una città grande come Roma, così come nelle aree più remote del terzo mondo. Ci occupiamo di tutto, di qualunque sofferenza. Ci occupiamo di anziani, disabili, profughi, senza tetto, malati terminali, bambini abbandonati, malati di AIDS, di tubercolosi. Ci prendiamo cura di ogni disagio e di ogni malattia. Assistiamo il prossimo nella quotidianità, ma anche nell'emergenza di una catastrofe naturale o di un conflitto, con l'assistenza medica d'urgenza, distribuendo medicine, acqua e generi di prima necessità, come è il caso attualissimo dell'assistenza che stiamo fornendo ai rifugiati siriani in Libano, in Turchia e in Bulgaria. Pensate che ufficialmente i rifugiati siriani in Libano sono 900.000, ma con ogni probabilità il totale è di quasi il doppio,
e questo rappresenta un peso enorme sulla popolazione libanese che conta 4 milioni di persone. La metà dei rifugiati siriani in Libano sono concentrati nel nord del paese, al confine con la Siria, nella zona servita dal nostro centro di assistenza di Caldie, che l'Ordine gestisce dal 1986 insieme con la Congregazione delle Sorelle Antonine. Dal mese di agosto del 2012 questo centro ha costituito la prima linea questa vera e propria valanga di profughi che appunto per scappare dalla guerra in Siria si è rifugiata in Libano. E il nostro centro fornisce ovviamente in primo luogo assistenza medica ma anche psicologica, e distribuisce prodotti alimentari, prodotti per l'igiene, kit di sopravvivenza, eccetera. Un altro impegno forte in quell'area del mondo è quello che stiamo sviluppando in Turchia, a cura del nostro corpo di emergenza internazionale, il Maltese International, che ha attivato un campo a Kilis, a pochi chilometri dal confine con la Siria. È un centro medico con 28 posti letto che dà assistenza medica ai feriti che riescono a lasciare la Siria. Ed è interessante perché è frutto di una partnership con l'International Blue Crescent ed è un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri tedesco, che secondo me insomma dà anche il senso dell'importanza del lavoro che stiamo sviluppando. Proprio la scorsa settimana, in concomitanza con il terzo anniversario dallo scoppio della guerra civile, il Maltese International insieme con l'International Blue Crescent hanno aperto 3 cliniche mobili ad Aleppo, all'interno della Siria, che forniranno assistenza medica a oltre 50.000 persone. Di grande rilievo, e ve lo volevo anche sottolineare, è l'attività che la nostra ambasciata in Bulgaria sta svolgendo in favore di circa 10.000 profughi siriani che hanno raggiunto questo paese. Perché è interessante? È interessante perché è il caso emblematico di un paese dove l'unica struttura dell'ordine è rappresentata dalla nostra ambasciata. Quindi in questo caso l'ambasciata ha la responsabilità non solo dei rapporti diplomatici con quel paese, ma è anche responsabile in prima persona delle attività dell'ordine. Quindi in questo caso il ruolo dell'ambasciatore è un ruolo doppio, non solo un rappresentante dell'ordine presso quel paese, ma anche la responsabilità di sviluppare i programmi dell'ordine, e questo è uno dei casi. Le opere dell'Ordine di Malta sono alimentate in maniera crescente dal volontariato, vera e propria insostituibile forza della solidarietà. Ben lontana dal sentimentalismo, la scelta di mettersi in gioco per aiutare il prossimo è oggi parte integrante di quella che nell'ordine definiamo la spiritualità in azione. Gran parte delle iniziative caritative dell'Ordine di Malta sono svolte da volontari, uomini e donne, spesso giovani, spesso meno giovani, che di fronte alle sofferenze del nostro mondo desiderano fare la differenza. Costituiscono una splendida risorsa e un motivo di speranza per il futuro, così come lo è chiunque, indipendentemente da dove provenga e in che cosa creda, che mette in pratica il più basilare dei comandamenti impartiti da nostro Signore: ama il tuo prossimo come te stesso. Passiamo rapidamente all'Italia. In Italia, che dal 1834 ospita, come sapete, le sedi di governo dell'ordine, è particolarmente significativa l'opera sviluppata dal Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta a Lampedusa.
dove continuano, come sapete, gli sbarchi di migliaia di migranti in fuga dall'Africa. E dal 2008, grazie agli accordi sottoscritti con la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, medici, infermieri e paramedici volontari del Corpo Italiano di Soccorso, a cui si aggiungono in alcune circostanze anche i soldati del nostro corpo militare, forniscono assistenza direttamente in mare a migliaia di migranti che tentano di passare il canale di Sicilia. Al di là delle posizioni politiche che il fenomeno dell'immigrazione tende a suscitare, per l'Ordine di Malta è un imprescindibile dovere morale intervenire per soccorrere coloro che si affidano a questi veri e propri viaggi della disperazione. Questa fotografia è significativa perché è la visita del Gran Maestro a Lampedusa, qui è quando siamo andati a visitare il centro di prima accoglienza, ed è stato veramente straordinario vedere come il Gran Maestro, nonostante avesse bisogno di due traduttori, uno dall'inglese all'italiano, l'altro dall'italiano all'arabo e viceversa, quindi una difficoltà di dialogo incredibile, riusciva comunque a stabilire un contatto e un rapporto con persone che inevitabilmente hanno una vita, un pregresso completamente diverso dal nostro. Molto significative sono anche state nel corso degli anni gli interventi operati dai nostri volontari in soccorso delle popolazioni colpite da terremoti. Qui è il caso di Bonporto, provincia di Modena, come sapete è stato sconvolto da questo terremoto del maggio del 2012 e sono stati oltre 700 i volontari dell'ordine che hanno gestito questo campo per tutta l'estate. E una cosa che mi ha molto colpito visitando il campo era la presenza contemporanea, in due luoghi ovviamente diversi, di una chiesa e di una moschea. La maggior parte delle persone ospitate erano di fede musulmana. Per me è molto significativo il fatto che un ordine religioso cattolico poi dia assistenza ovviamente alle persone nel bisogno, prendendosi cura anche del loro esigenze spirituali. E prima dell'Emilia Romagna i nostri volontari sono stati in Abruzzo dopo il terremoto dell'Aquila nel 2009 e andando a ritroso praticamente hanno assistito le popolazioni in difficoltà dopo le emergenze sismiche dell'Umbria, dell'Irpinia, del Belice, eccetera. Per quanto riguarda la vera e propria attività sanitaria in Italia, come molti di voi sanno, l'Ordine gestisce l'ospedale San Giovanni Battista nel quartiere romano della Magliana, che è specializzato in neuroriabilitazione. Da circa 15 anni, grazie a un accordo con lo Stato italiano, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale, dispone di 500 dipendenti e 220 posti letto, e l'aspetto più interessante è quello che noi ci spendiamo sempre con i mass media, è questa unità di risveglio con circa 15 posti letto che è specializzato nel gestire il percorso dei pazienti che escono dal coma. E sono moltissimi i giovani vittime di incidenti stradali che entrano lì in condizioni difficilissime e intraprendono un lungo percorso di riabilitazione. Questa foto è particolarmente significativa perché è la visita di Papa Benedetto XVI al nostro ospedale nel 2007. Sempre in Italia l'Ordine gestisce anche 15 tra ambulatori, poliambulatori e centri antidiabete. Questi ultimi seguono ogni anno oltre 45.000
pazienti, rappresentando un'importante rete di assistenza per i pazienti di questa patologia. Le attività dell'Ordine di Malta sono molteplici, a seconda delle esigenze di diversi paesi nei quali operiamo e delle opportunità che si sono create. Non vi nascondo che da un punto di vista di comunicazione, che è quello di cui io mi occupo tutti i giorni, questo costituisce certamente un problema, una difficoltà, perché noi non abbiamo in buona sostanza alcuna specializzazione. Ma il fatto di non avere un focus ha permesso all'ordine di crescere in maniera straordinaria, arrivando ad operare oggi, appunto, come abbiamo visto nella mappa di prima, in oltre 120 paesi del mondo. In qualche modo è quello che ci ha permesso di crescere in maniera così ramificata. La struttura dell'ordine infatti è molto decentralizzata. Questa mappa vi fa vedere dove sono fisicamente stabiliti i 6 gran priorati e le 47 associazioni che raggruppano i membri dell'ordine nel mondo, ed è in mano ai 6 gran priorati e alle 47 associazioni nazionali la responsabilità operativa delle attività. Sono le nostre istituzioni nei diversi paesi che devono identificare i bisogni, trovare le risposte e le persone, oltre a dover reperire i fondi per finanziare quelle attività. Allargando lo sguardo fuori dall'Italia, il ventaglio delle nostre iniziative si fa davvero molto molto ampio per poterlo illustrare in maniera esauriente. Mi limito quindi a darvi soltanto qualche esempio. Uno che è veramente straordinario, che io porto sempre all'attenzione delle persone con cui parlo, è l'Ungheria. Se pensate che fino al 1988 era al di là della cortina di ferro e quindi l'ordine era impossibilitato a operare, oggi l'Ungheria rappresenta il paese dove nella parte centrale dell'Europa, e se ci allarghiamo anche all'est Europa, l'ordine fa di più in assoluto. Abbiamo dei numeri straordinari, oltre 20.000 tra volontari permanenti e persone che si affiancano a noi di volta in volta. La nostra associazione ungherese gestisce 350 sedi in tutto il territorio, 142 gruppi locali di volontariato, 210 istituti, 840 dipendenti e un gruppo formato la protezione civile che interviene in caso di emergenza. Altre attività di rilievo le posso segnalare a Mosca e a San Pietroburgo, dove gestiamo mense sociali, distribuiamo generi di prima necessità, assistiamo bambini disabili sia in famiglia che in strutture specializzate, e lo stesso facciamo in Lituania e in numerosi altri paesi dell'Europa orientale. La Germania è il paese dove l'Ordine di Malta fa di più in assoluto nel mondo, per tutta una serie di ragioni storiche. Pensate che sono oltre un milione le persone che ogni anno donano qualche cosa all'Ordine di Malta, che sia l'anziana signora che dona 10, 15 o 20 euro, fino alla la grande istituzione finanziaria che sostiene in maniera importante l'Ordine. In Germania l'Ordine ha 48.000 volontari e oltre 23.000 dipendenti. Gestiamo 7 ospedali, 21 case per anziani, 800 per immigrati, 28 strutture per il recupero di ex tossicodipendenti, un corpo di ambulanze distribuito su tutto il territorio nazionale.
E recentemente la nostra associazione tedesca ha preso la responsabilità di 3 licei, rilevandoli da congregazioni religiose che non avevano più la forza o la capacità di gestirli. E ogni anno l'Ordine di Malta in Germania e nei paesi dell'Europa centrale e orientale, l'Ordine dà sostegno a oltre 12 milioni di persone. In Spagna l'Ordine di Malta è particolarmente forte nel campo delle mense sociali. Nel 2012 ne è stata aperta una nuova a Siviglia. Ovviamente con la crisi economica questo è un ambito di attività che è sempre più importante, e sono centinaia e centinaia i pasti che la nostra associazione distribuisce ogni giorno in diverse mense sociali, ed è molto importante sottolineare come questa attività sia basata interamente sul volontariato, quindi con i volontari che hanno la responsabilità della gestione di queste mense, così come anche della raccolta e del reperimento dei fondi e delle derrate alimentari. Il caso dell'Irlanda è particolarmente interessante perché è stato il primo corpo di volontari costituito dall'ordine nel 1938. Oggi abbiamo circa 200 veicoli distribuiti su tutto il territorio nazionale in circa 80 unità, con oltre 3.000-3.500 volontari che operano sotto l'emblema della Croce Ottagona. Particolarmente significativo è il coinvolgimento del gruppo dei cadetti, ragazzini dai 12 ai 16 anni, che vengono formati direttamente nelle scuole e che costituiscono poi il bacino da cui attingere i volontari del futuro. Il Libano costituisce indubbiamente il paese del Medio Oriente dove l'Ordine di Malta ha il maggior numero di attività. Gestiamo 12 centri sanitari e sociali in tutto il paese, con oltre 250 prestazioni mediche ogni anno. Ha un focus straordinario sui disabili, organizza tutta una serie di campi estivi in un centro che hanno sviluppato a nord di Beirut, a cui partecipano moltissimi volontari europei di diverse associazioni dell'ordine, dalla Germania, dall'Austria, eccetera, che vanno lì ad assistere e a passare un'esperienza straordinaria con queste persone, questi disabili, molti dei quali sono fortemente disabili. È affascinante visitare i nostri centri perché molto del personale dei nostri centri è musulmano. Quindi mi ricordo la visita che ha fatto il Gran Maestro in alcuni di questi centri, e quindi questa rappresentanza di infermiere che lo attendevano, molte con il velo. Come sapete, poi alle donne musulmane non si stringe la mano, quindi era un inchinarsi di fronte a loro per salutarle, quindi che poi la difficoltà di questa commistione tra cattolici e musulmani. Particolarmente interessante in Libano è anche questa collaborazione con questa fondazione sciita, Al-Sadr, con cui gestiamo 2 cliniche mobili che raggiungono i villaggi più remoti del sud del Libano. Ed è appunto una collaborazione questa che riveste un particolare rilievo, perché è sviluppata proprio con una organizzazione musulmana. La straordinarietà di questa foto non è tanto rappresentata dall'interno di questa clinica mobile, che appunto dà assistenza medica agli abitanti di questi villaggi, ma sono, non so se le vedete, le facce che si vedono appese al muro fuori dalla porta, sono i martiri di Hezbollah. Infatti a un certo punto la situazione libanese ha detto: forse questa foto è meglio che non la usate. Per darvi anche un po' il senso di quanto poi possa essere difficile operare in certe aree del mondo, per non dire poi che
Nello specifico, uno dei nostri centri medici nel 2006 è stato bombardato da un razzo di Israele, quindi poi dopo non sai mai chi è che ti spara contro. Trovandoci in Medio Oriente non possiamo non parlare della più affascinante delle nostre opere, che è l'ospedale di Betlemme, un vero e proprio fiore all'occhiello dell'ordine. Continuo a pensare che sia davvero straordinario un ordine religioso come il nostro, che è un ospedale della maternità proprio a Betlemme, a 500 metri dalla Basilica della Natività, dove oltre 3.000 bambini vedono la luce ogni anno, la maggior parte di questi di religione musulmana. Penso che chi ha avuto l'idea ha avuto un'idea veramente straordinaria. È uno dei migliori ospedali di tutta la regione, ha degli standard che purtroppo io non ho rilevato negli ospedali italiani, tanto per dirvi il livello anche tecnologico raggiunto da questa struttura, tant'è vero che tutte le delegazioni straniere che passano dal Betlemme inevitabilmente la vanno a visitare, l'ultimo l'ex presidente francese Giscard d'Estaing che è stato a visitare l'ospedale qualche settimana fa, e gestisce tutti i casi, tutte le gravidanze difficili, perché è l'unico che ha un centro di cure neonatali. E la cosa straordinaria, una delle cose straordinarie che fa è ha questo programma con queste cliniche mobili che vanno a dare assistenza alle beduine nel deserto della Giudea. Quindi persone che vivono in situazioni difficilissime, senza acqua corrente, senza elettricità, e che vengono appunto raggiunte dalla clinica mobile che le segue durante tutto il percorso fino alla nascita. Un rapido sguardo all'Africa: noi abbiamo attività in circa 30 paesi africani, questo è il nostro ospedale in Senegal. Abbiamo un ampissimo raggio di attività, ospedali, ambulatori, programmi sanitari, abbiamo programmi per la malaria, la tubercolosi, le cure per le madri e i neonati, la fornitura di impianti di acqua potabile. Il Mali ha una sua importanza per gli scontri, la guerra civile in corso. Abbiamo un corpo di volontari che è gestito dalla nostra associazione francese, che è impegnato a portare i profughi che hanno bisogno di cure dal confine maliano nel Burkina Faso. Abbiamo tutta una serie di attività in Sud Sudan per formare medici e infermieri, di cui il paese ha un drammatico bisogno dopo anni e anni di guerre. La Repubblica Democratica del Congo è probabilmente il paese dove facciamo di più in Africa, con tutta una serie di programmi. Da qui siamo partiti in Zimbira. Il programma più difficile da raccontare sono queste 50.000 donne che noi abbiamo assistito negli ultimi 10 anni vittime di stupri. E lo stupro in questa parte del paese è usato come vera e propria arma di guerra, e quindi il nostro corpo di soccorso internazionale ha questo programma per dare assistenza medica e psicologica alle donne. La prima a sinistra è una delle nostre operatrici. Molte delle nostre operatrici sono state vittime loro stesse di stupri, e una parte assolutamente affascinante di questa assistenza è il lavoro di reinserimento di queste donne all'interno dei loro contesti familiari, perché la prima cosa che succede, oltre al dramma di vivere un'esperienza così drammatica
come una violenza sessuale è quella di essere cacciata immediatamente dalla propria famiglia, dal proprio villaggio, quindi una parte importante del nostro lavoro è quella di facilitarne il reinserimento, convincere i mariti, le famiglie, gli altri abitanti del villaggio a riprendere queste donne. Il nostro corpo di soccorso internazionale è una struttura davvero straordinaria, ha sede a Colonia, è dotata di 950 professionisti, in questo caso nessun volontario, solo professionisti, che intervengono ogni volta che c'è un'emergenza dovuta per esempio a un terremoto come è stato nel 2010 nel caso di Haiti, ma potremmo fare qui tantissimi, tantissimi esempi. E vi aggiungo che ha un budget di circa 40 milioni di euro l'anno, molti arrivano dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione tedeschi e una parte importante dall'Unione Europea. Questa foto è un'attività fatta dopo un'alluvione in Pakistan. Questi esempi di attività non possono rendere giustizia alla vastità degli sforzi per attualizzare giorno dopo giorno la millenaria battaglia dell'ordine contro la miseria e la malattia. È importante ricordare però che molte delle nostre attività umanitarie trovano un sostegno fondamentale nella fisionomia istituzionale sotto la quale l'ordine opera. Come voi sapete, il Sovrano Ordine di Malta è ente di diritto internazionale con prerogative sovrane, riconosciuto come tale da oltre 100 Stati e dalla Commissione Europea, è osservatore permanente all'ONU e ha propri rappresentanti nelle principali organizzazioni internazionali, accredita e riceve ambasciatori che hanno le stesse identiche prerogative degli ambasciatori accreditati presso gli altri Stati. È questa fitta rete di relazioni diplomatiche che in moltissimi casi agevola notevolmente il lavoro sul campo delle organizzazioni dell'ordine, permettendogli tra l'altro di integrarsi con i servizi sanitari nazionali, di ottenere fondamentali agevolazioni doganali che fanno spesso e volentieri la differenza, soprattutto quando stiamo parlando di importare beni in paesi difficili come possono essere quelli africani e che garantiscono una maggiore protezione per il nostro personale umanitario nelle zone umanitarie a rischio. Spero che questo mio intervento sia riuscito a dare il senso dell'azione dell'Ordine di Malta, che trae ispirazione e fondamento nei valori della solidarietà cristiana. La diversità del nostro lavoro è certamente la nostra grande ricchezza. Ritengo che sia straordinario l'appartenere a una famiglia globale, ad un ordine religioso laicale che ancora oggi, a 900 anni dalla sua fondazione, continua a portare sollievo alle sofferenze nel solco della linea tracciata dal nostro fondatore, il Beato Gerardo. Grazie.